Ieri a Cosenza c'è stata la conferenza di servizi per l'autorizzazione della centrale del Mercure. Com'è andata? La domanda, secondo me, non doveva essere fatta in questi termini, nel senso che non è autorizzazione. Loro pensano che sia una integrazione all'autorizzazione già rilasciata nel 2002. Se è stata rilasciata nel 2002 e in questo frattempo sono intervenute nuove norme e quella non è mai stata utilizzata, quell'autorizzazione, è chiaro che ci vuole una nuova autorizzazione. Quindi la interpretazione esatta non è quella di una variante al vecchio progetto, alla vecchia autorizzazione, ma è una nuova autorizzazione. Ancora non sono convinto di considerarla una nuova autorizzazione. Questo è quello che ho fatto presente. Quello che conta è che in effetti in questo frattempo sono intervenuti fatti nuovi, per cui il ministro ha definito che cosa devono bruciare, che tipo di materiale devono bruciare. Tutta la nuova destinazione, per esempio, del territorio, che ora va utilizzato in modo diverso, e loro non è che non possono non tenerne conto, ne debbono tener conto. Così come la regione Basilicata, che ha convinto, va presa il territorio della regione Basilicata, che ha convinto, va presa nella giusta considerazione. Non è che noi facciamo un parco che non ha confini, nel senso che non c'è una delimitazione, perché gli animali non è che hanno bisogno del nulla osta per spostarsi da una parte all'altra. Poi, quelli che sono gli effetti da determinare con una centrale grandissima, che è una delle più grandi d'Italia, e beh, quelli non tengono conto che a fianco c'è un territorio che va gestito in modo diverso. E mio, il fatto che loro possono pensare che hanno fatto domanda per eliminare la zona dove sorge la centrale, quindi lasciarla al di fuori del perimetro del parco, si sono dimenticati che c'è l'articolo 77 della 384 della legge sui parchi, che dice che anche le aree adiacenti vanno ad essere regolamentate, quindi loro non è che possono fare una centrale ignorando il parco, ignorando la normativa che c'è. Alla fine è venuto fuori che, anziché essere l'atto conclusivo, ci si è aggiornati, anche perché a livello di parco, documenti chiesti dal 31 luglio, l'Enel non l'aveva presentato. Lo stesso comune di Laino, che poi è il comune su cui sorge la centrale, ha necessità di studiare il tutto, tant'è vero che era presente con due avvocate proprio per vedere i comportamenti da tenere, per cui c'è molto, c'è da riflettere. Il comune di Laino vuole riflettere, anche perché la concessione rilasciata a suo tempo, non so se ancora può essere considerata valida, in che misura può essere considerata valida. E soprattutto c'è la preoccupazione della salute dei cittadini, perché il comune di Laino è preoccupato proprio perché sul suo territorio si stanno vedendo tante malattie che potrebbero essere collegate alle attività precedenti della centrale. Per cui bisogna istituire una commissione di alto livello scientifico che possa rassicurare tutta la valle sugli effetti che potrebbero esserci dal funzionamento di questa centrale. E no, come dicono loro, come dice l'Enel, dopo che la centrale entra in funzione. Dobbiamo vederlo prima, perché si può fare una proiezione di quello che può avvenire bruciando circa 600.000 tonnellate di biomassa, che dovrebbero venire da fuori, perché qui limitrofa adiacente, come dicono loro, alla centrale non ce n'è materiale, e poi quello stesso materiale non lo possono successivamente poi utilizzare, come dicono loro, per l'assorbimento dell'anidride carbonica. Prima lo bruciano,
poi le stesse piante sono già cresciute che assorbono il CO2. Ma non è tanto questo. Il problema vero è che loro non si sono resi conto che c'è una realtà diversa da quella che loro hanno rappresentato. Forse il progetto l'avrà fatto qualcuno che la Basilicata non la conosce, questa zona non la conosce. Se no uno come fa a dire che a 45 km dalla centrale c'è una stazione ferroviaria, fa riferimento alla stazione ferroviaria di Lago Negro.